Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Naturalmente spero sempre di trovarvi in buona salute, naturalmente carta e penna, anzi mi raccomando il solito quadernetto per i vocaboli. Voi che ci seguite, almeno quelli che ci seguono, avranno riconosciuto un po' l'ambiente nel quale oggi ci troviamo, perché siamo ritornati, pensate un po', ospiti del Livio Parisi, la metto qua in dialetto perché è un cultore del dialetto, di Livio Parisi al Pescatore, il suo ristorante di Castelletto di Brezzone. Noi siamo ritornati perché vogliamo fare alcune cose molto importanti per il 2018. Cosa succede nel 2018? Sono i 50 anni della morte di Giacomo Floriani. E allora volevamo fare qualcosa, no? Chiaramente in preparazione di questo importante anniversario, noi che appunto con questa trasmissione cerchiamo appunto di magnificare un po' la bellezza delle poesie di Floriani, del personaggio. E allora ci sembrava importante ritornare dall'amico Livio, che saluto. Ciao Livio, grazie, eccolo qua. Grazie molto della vostra presenza. Livio, che devo ricordare, sono obbligato a dirlo, l'ho ripetuto già più volte, è il professore della scuola per geometri e ragionieri di Riva, che è riuscito, attraverso le sue battaglie, aiutato anche in questo dai suoi studenti, dal preside Tartamella, se non erro, a far intitolare la scuola a Giacomo Floriani. E quindi mi sembrava opportuno, anzi obbligatorio, essere da lui. E quindi lo saluto molto caramente, perché ci ha sempre accolti, ci accoglie anche oggi con grande simpatia. Veramente non possiamo non ringraziarlo di cuore. Poi naturalmente con lui parleremo dei progetti che abbiamo in mente di così organizzare per questo anniversario importante. Ma poi ho qui con me un'amica, ormai abbiamo fatto più puntate con la Rita che ormai ha ripreso a Rita Pellegrini, che ha ripreso ormai a scrivere in dialetto sulle orme di Floriani, perché lei ha avuto la fortuna di essere premiata, pensate un po', negli anni 60 da Giacomo Floriani. Ciao Rita. Rita Pellegrini, ciao, del Molino, del Varon, abbiamo parlato del papà, quindi della tradizione dei Pellegrini. Ecco, Rita, che dicevo, anche lei ci darà una mano, penso, no, per organizzare qualcosa in memoria di Giacomo Floriani. Però, siccome ho detto che Rita ormai ha iniziato a scrivere in dialetto, anche lei, sulle orme di Floriani, allora partiamo subito con una cosa curiosa e simpatica, cioè così. Rita, così. Rita ci legge questa poesia, Nel Bosque, ecco, scritta senza H. Voi sapete che ogni tanto faccio lezioni di dialetto, no? E su quello che ti dice Fox, il famoso studioso di dialetto, appunto si dovrebbe scrivere Bosque col CH, proprio per obbligare la gente a leggere con la K, non con la C. Ma noi siamo sulle orme di Floriani, quindi il Bosque lo scriviamo come scrive a Floriani, senza H, Foc, Bosque, Lac, sì. Senza H. Allora, Bosque senza H, sentiamo Rita cosa scrive. Sentirete che siamo in quell'atmosfera lì del Giacomo. Prego. Sì. Nel Bosque sento l'odor del Bosque, i soprofumi. Sento la resena, l'odor del pin, dei funghi sulla zocca, de erba fresca bagnada de rosada. Noselete el mechama, le li sun del ram. Me vede in scoiatol e scampa lontan. Le foglie le sgrisola sotto i mepei. Me piace sentirle. Le schizzo ancora e ancora le sgrisola, le fa rumor. Torna il silenzio, resta il profumo. Resta gli odori, resta il respiro, e il respiro del Bosque. Beh, avete sentito, siamo proprio sulle orme di Floriani, perché voglio, sento, sì. Ecco, Livio,
che assolutamente lui, sì. Qui, allora, io sono l'ultimo arrivato, ma Livio ormai da anni che è un cultore di Floriani, per cui se lo dice lui, ma sentite, sento l'odore del bosco, profumi, quindi ci sono odori, ma poi c'è anche la rosada, dà l'idea anche del tatto, non ci sono solo rumori, odori, ma anche proprio sensazioni tattili, no? Questa rosada che si appoggia sull'erba, sul bosco la mattina, no? Quindi c'è un po' quelle che sono le peculiarità di Floriani, quindi sì. Veramente arrivi da quella tradizione, Rita. Quindi, il bosco di San Pietro. Allora, non temolo più, allora, siccome la nostra poesia, la nostra trasmissione riguarda la poesia di Floriani, Rita no podo mai lasciare, sa sempre con noi, come grazie. La Milena Zucchelli, la Bice, le Medone, diciamo sempre, perché le dai sempre ad aiutare. Ecco, a proposito di donne, non posso salutare la signora Rosaria, la moglie del Livio, che voi non la vedete, ma è qui che segue un po' così, no, non dico ansiosa, ma insomma un po' preoccupata, ma so che non è preoccupata perché il Livio è sempre molto bravo quando c'è da parlare, quindi un saluto anche alla signora Rosaria. E allora, adesso arriviamo però all'argomento di oggi, Livio e Rita. Noi dobbiamo fare qualcosa per il 2018, partendo però in questo 2017, perché come disse l'architetto De Bonetti nel libro El nos parlar de NAC, che l'ha scritto Tullio Rigotti, il temp el va via come l'olio, o il vaso come l'olio, allora non è da perdere tempo, perché se il va via come l'olio bisogna correre. Cosa facciamo per il 2018 per ricordare Floriani? Diciamo subito che ho ricordato quello che ha fatto Livio per intestare la scuola appunto a Giacomo Floriani, dico che Telegarda già fa qualcosa con Rita, perché chi segue il telegiornale la sera alle 20:30 sa che ad un certo punto ogni tanto arriva la Rita, che cosa fa? Legge delle poesie di Floriani in particolari occasioni, Santa Luzia, arriva l'inverno, la prima Nef, Nadal, l'ultimo de l'am. Quindi d'ora in avanti ogni tanto capiterà, vedrete, la Rita che vi legge qualche poesia di Giacomo Floriani. Quindi facciamo anche questo. Ma poi cosa facciamo ancora? Cosa cerchiamo di fare, Rita, Livio? Mettiamo insieme un gruppo di persone, sì, no? Sì, sì. Che ti pare, Rita? Certo, che hanno conosciuto quantomeno... Sì, non so se Floriani, ma le poesie, ecco. Comunque abbiano passione per il dialetto, certo, abbiano un certo interesse. Sì. Vero, Livio? Tu hai già però un'altra iniziativa, so, col comune di Riva. Sì. Anche di riscoprirlo proprio, certo. No? Dialetto. Allora, che posso dire? Posso dire che Giacomo Floriani è entrato nel mio cuore, l'ho già detto, quando all'Albola, dove io sono cresciuto da bambinetto, vedevo passare questo essere particolare, col prosacra, pipa in bocca, eccetera, eccetera, cappello, e chiedendomi a mia nonna, ma chi è questo qui? La mi diceva, è un poeta. In modo dispregiativo. Però mi ha toccato il cuore. Andava sempre a trovare il romano, pasticcere, Pellegrini, vero? Sì. E lì mi è rimasto impresso nel cuore. Poi ho scoperto le sue poesie, eccetera, eccetera, eccetera. Le ho lette sempre e le ho fatte imparare, per modo di dire, ai miei alunni, quando insegnavo al Floriani, prima che fosse Floriani, perché poi, come diceva il mio omonimo professor Parisi, grazie soprattutto, e questo lo devo dire, ai preside Tartamella, siciliano di origine, ha detto: Parisi, vai avanti, continua te. Infatti è nata la scuola dedicata a Giacomo Floriani. E qui c'è stato anche l'appoggio di Riccardo Maroni, dobbiamo assolutamente, dire. Assolutamente. No? Assolutamente. Quindi ricordiamo anche Riccardo Maroni, il mecenate di Giacomo Floriani, al quale abbiamo dedicato anche una puntata con Vincenzo Passerini e Tullio Rigotti. Esattamente, senza ombra di dubbio. E lì io ho scoperto in questo essere un po' anomalo, un po' personalistico, un po' burbero, scorbutico, chiuso, eccetera, eccetera, un qualcosa di straordinario. Quando sono riuscito ad accedere alle sue poesie ho capito che lui è un uomo veramente interprete assolutamente del territorio, dei profumi, dei sapori, dei colori, di tutte le cose che voi avete detto fino adesso, insomma, ecco. Quindi la prima tappa è riuscita perfettamente.
davanti alle proposte di geni a destra, a sinistra, è nato Giacomo Floriani. Allora il mio sogno qual è, come mi diceva Alessandro in questo momento, è quello di, da insegnante dei Floriani, di poter dedicare questo anniversario meraviglioso della sua morte, mi pare, se non vorrei sbagliare, 68, di dedicare la strada che dall'albo la prima, la va all'albo la seconda e dopo si mette ancora sulla statale o provinciale, quello che è, a Giacomo Floriani. Non vogliamo togliere nulla all'Albola, dove sono nato io, perché lì c'è via Albola, è sbagliato, località Albola, via Giacomo Floriani. Io ho avuto l'onore, e concludo, di essere invitato quest'anno, l'anno scorso, dal preside della scuola di Giacomo Floriani per illustrare alle prime classi che è Giacomo Floriani, idea molto intelligente. Perché uno frequenta le Einaudi, frequenta e non sa neanche chi sei Einaudi. Allora io ho parlato e ho visto un interesse incredibile dei bambini, li chiamo bambini perché sono della mia età, delle prime classi interessate. Ho detto, abbiamo fatto 2 o 3 puntate, insomma si fa per dire, in questo senso, e dico, vi ho annoiato, vero? Silenzio. Dai, dite, alzi la mano uno che nessuno. A un certo momento dico, ma ditelo, siate sinceri, è nato un applauso incredibile. Quindi anche dei bambini extracomunitari, o non extracomunitari locale, hanno capito l'importanza di un nome meraviglioso che interpreta il territorio. Questo è molto importante. Ecco perché, concludo, vorrei che grazie al vostro apporto, potessimo dedicare la via dall'albo del primo, dove era il Bonorim una volta, sì, l'alimentare del Bonorim, sì, fino a dopo la strada che si mette ancora sulla provinciale, dedicata a Giacomo Floriani. E lì troviamo l'istituto dedicato a Giacomo Floriani e potrebbe essere un grande avvenimento per il prossimo anno. Ed è quella strada su cui lo vedi passeggiare. Lo vedo passeggiare. E qui, sì, lei è poeta. Lei è poeta, sì, lei è poeta. Un poeta, un po', esatto, insomma, esatto, poeta. Quindi deve succedere assolutamente. Quindi subito il messaggio va chiaramente all'amministrazione comunale. Assolutamente. Ecco. Io non ho avanzato, e l'ho già annunciato in passato, non ho avanzato richieste, lettere, eccetera, eccetera, perché vorrei, e questo lo auspico, che ci fosse una comunione di idee in questo senso, in modo che la richiesta arrivata, io posso avere scuola di 400, 500, 500 firme di ragazzini, di alunni che hanno detto, siete d'accordo? Sì, 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 potremmo presentare in comune una lettera in questo senso, firmata da centinaia di ragazzini che frequentano le scuole. Basta, quindi questo potrebbe essere un aspetto di questa nostra azione sì, per appunto ricordare Giacomo Floriani. Un'iniziativa, una, certo, delle prime iniziative. Sì, anche che dopo, fra l'altro, scusa, sì, sì, no, no. Non è che con questo voglio annullare la località Albola, dove sono nato io. Località Albola è una località via Giacomo Floriani, perché in questo momento mi risulta che a Riva del Garda non ci sia alcuno vicolo cieco a che dedicato a Giacomo Floriani. Ecco, via Giacomo Floriani, poeta. Poeta, quindi sì, poeta non con quel senso dispregiativo, ma poeta come si dice oggi. Assolutamente sì. Esaltando. Beh, assolutamente sì. È una bellissima iniziativa. Fra l'altro ho sentito da Rita che c'è qualche insegnante elementare che sta cercando di fare un po' di dialetto in, sì, classe. Sì, ha già cominciato e sembra proprio che si torni a questa riproposta del dialetto nelle scuole. Certo. E magari si potrà pensare ad un'iniziativa fatta in una classe o in più classi. Ecco, quindi, ecco un altro aspetto, poter, la via, ecco, firme, attività scolastica far conoscere anche i bambini piccoli, come, sì, perché penso, ecco, che siano le classi elementari quelle più facilmente, sì, 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 educabili ad un dialetto, anche, sì, perché poi attraverso il dialetto, diciamo che recuperando parole si recuperano anche le attività del passato, una storia, certo, passata, valori, sì, del passato, valori del passato, e anche superamento delle difficoltà, la fatica, il sacrificio, certo, l'impegno, un altro modo di vivere, certo, che è calato nella, certo, nel, certo, mondo di, dove, oggi, c'è bisogno oggi di, sì, recuperare alcuni, sì, valori, con, sì, questo, sì, non vogliamo essere qui a essere vorrei aggiungere un dettaglio brevissimissimo, che quando sono tornato a Riva del Garda a insegnare al, sì, Floriani,
e avendo in mano le prime e le seconde, dove hai una possibilità di programma tuo personale rispetto alla terza, quarta, quinta, dove c'è la maturità, eccetera, eccetera, eccetera. Io facevo un'ora alla settimana di Floriani, i ragazzi, i bambini, diciamo, io diciamo a bambini, insomma, lei, erano entusiasti di questo, i lumazzi, questo, cioè, certo, gli aspetti, gli aspetti del, più della natura, dell'ambiente in cui si vive, che certo, spesso sono sconosciuti. E questo è un ritorno straordinario, grazie Rita, un ritorno straordinario al recupero delle nostre radici. Le radici, come diceva Fabio. Sai, Livio, prima raccontavo a Fabio e a Sandro che qualche mio scolaro dell'elementare mi ha fermata, scolara, per dirmi: maestra, mi chiamano ancora maestra, sono già grandi, maestra, ma abbiamo sentito a Telegarda Santa Luzia, Nadal, li avevamo... Perché allora insegnavo queste poesie nelle quarte e nelle quinte, e quindi loro adesso a risentire si sono anche commossi e hanno detto ai loro figli: quella era la poesia che io da bambino ho imparato a scuola. Ho capito. Anche quindi, mia mamma deve sapere la memoria. Sì, sì, anche le mamme. Ecco, dopo questa carrellata di sentimenti, di passioni, sì, dobbiamo andare sul terra terra, nel senso che adesso dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia sentire, si faccia avanti, per cui voi vedrete sicuramente sul teleschermo un numero telefonico, un'email in cui qualcuno interessato a partecipare a questa nostra iniziativa, a far parte di questa associazione, può inviare il suo messaggio, il suo recapito, insomma, noi quindi noi siamo pronti ad accogliere tutti. Vi dico subito che qui questa sera doveva esserci anche un carissimo amico di Telegarda di questa trasmissione, che abbiamo incontrato, è il capitano dei carabinieri Andrea Auxilia, che chi segue questa trasmissione ha avuto modo di conoscere per ben tre volte, mi pare, quando ha parlato non solo della parlata cimbra, ma anche della sua conoscenza del dialetto altogardesano, ha dedicato una poesia alla Busa, appunto l'Ame Busa, e lui ha detto che abbraccia subito in toto questa iniziativa. Non so se avete sentito come l'altra volta c'è stato il cucù. Anche lui è d'accordo. Cioè abbiamo quindi a fagiolo. Quindi abbiamo anche il cucù, l'uccellino del cucù del Livio al pescatore qui a Castelletto di Mezzone, che anche lui fa parte dell'associazione. Che quindi c'è sempre approvato in ogni iniziativa. È la mascotte, che anche nelle puntate Garobande sul più bello. Quindi un saluto caro signore Rosaria, che risaluto anche al cucù del ristorante al pescatore di Livio Parisi qui a Castelletto di Mezzone. Quindi anche Andrea Auxilia ha detto che fa parte di questa associazione, purtroppo per i suoi impegni notturni oggi non c'è, ma sicuramente l'avremo in una prossima puntata. Bene, io a questo punto direi, aspettando qualche adesione attraverso l'email, recapito telefonico che verranno indicati, aspettando adesioni, perché ripeto, il tempo va via come l'olio, quindi bisogna veramente muoversi, costituire un'associazione e fare veramente un programma per ricordare degnamente l'anno prossimo i 50 anni dalla morte di Giacomo Floriani. Bene, io direi che abbiamo abbastanza sintetizzato quello che volevamo fare, però prima di chiudere però abbiamo sentito la Rita con la sua poesia Nel Bosco, sua, sulle orme di Floriani. Adesso andiamo su Floriani con Livio, perché Livio è lui che declama tutti gli anni la Madonnina quando c'è la benedizione delle barche. Ormai è un appuntamento al quale non può mancare, ormai è veramente... benedizione delle barche, Livio Parisi è un binomio ormai indissolubile. E basta che sia reciproco, benedizione di Livio Parisi e anche delle barche. Ho capito, va bene. Ecco, con questa Livio adesso ci dedica una poesia di Giacomo Floriani. Cosa ci leggi? Io avrei optato, così aprendo a caso. Questo libricino meraviglioso dedicato, che si vede che è molto, sì, molto consunto e molto vissuto. Esatto, molto vissuto. La Beboraccia. La Meboraccia. Mepornono, che l'era non detesta, che l'aveva battuto nel 48 e che piaceva avere qualche goto, e dil me dis, te dono sta boraccia, ma vada a detenirla sempre piena, che vive senza vin non vale la pena.
Allora mica avevo ancora il ciuccio e il goto preferiva la panada. Ma dopo aver tastato la castellata e bevuto qualche gozza di moscato, ho dovuto dire, no, non ti adesso, il vin, te lo dico vin, è proprio buono. Ovini della sponda veronese, profumati, sinceri e delicati, ciari come il ciel indossenati, che donè la salute e l'allegria, vini pastosi della nostra terra, che del sangue portò la primavera, e qualcosa che rianima e che ristora, o vini nuovi, che saltende gli oci, vini straveci che pieghi di noci, limpidi, secchi, tondi e generosi, non con rispetto a dir che mi fegola, che mi piace quanto neva a scuola. Così la festa è il primo mistero che fago, vardo che la boraccia non la spanda. Pipa in bocca, baston, capello in banda, mi vago a scorlandon per le montagne. E quando ciapo i primi raggi in faccia, tocco fuori dal sac la mia boraccia. E bevo alla salute di sto mondo, di tutte quante le miserie umane, delle volpe che le donne le sottane, dei pascoli, delle capre, delle zime, dei menono, del vin sincero e buon che mi aiuta a impastare le mie canzoni. Ecco, non so se avete visto, Rita applaude, non so se avete visto la gestualità del video, quindi vuol dire la partecipazione, la condivisione a quanto ha letto, no? E quindi c'è dentro, e poi c'è dentro un po' del suo lavoro. Tu lavori con la gastronomia, col mangiare, un bicchiere un goto, come disse Floriani, fa parte un po' del tuo lavoro. Ecco, mi piace quell'andare a scorlandon per le montagne, questo è uno spettacolo, pensavo andare a scorlandon per le montagne. Va bene, ecco, quindi abbiamo sentito prima Rita con la sua poesia, Livio con la poesia di Giacomo Floriani. Io direi che a questo punto siamo proprio arrivati alla fine, speriamo di aver lanciato un sasso, ma non un sasso che faccia danni, ma un sasso per svegliare le coscienze, per far sì che ci sia qualcuno che risponda a questo nostro invito. Cerchiamo di raccogliere appunto più persone che ci diano una mano per ricordare l'anno prossimo Giacomo Floriani, grazie ad un'associazione che, alla quale dovremmo dare un nome. Prima si parlava... È bellissimo, volevo dirlo. Ecco, già accennare. Ecco, io avrei scelto Arendt al Fogolar. Arendt, vedete la E chiusa, sapete che è bello, io spesso... faccio lezione sugli accenti aperti e chiusi, sì. Floriani usa Arendt, Wendt, quindi con la E chiusa la rivana, come gli accenti della O, no? Off, Sì, sì, certo. Ecco, quindi potrebbe essere Arendt al Fogolar, questa potrebbe essere l'intitolazione dell'associazione, sì, ne parleremo. Perché dà l'idea. Ne parleremo, insomma, comunque. Bene. Siamo proprio arrivati alla fine, ringrazio naturalmente di nuovo Rita. Grazie. Sarai ancora con noi. Ciao Livio. E auguri sempre grazie per il tuo voi, lavoro e anche grazie la tua signora e la tua figlia che è qui e la vedo sorridente, quindi vuol dire che è soddisfatta di come è andata la trasmissione. Sì. Ecco, anche del marito, noi non so, ma del marito sicuramente. Poi ti darà magari un bel bacio, come si faceva una volta con grande passione, recuperiamo un po' la passione. Ne sono sicuro. Bene. Ne sono sicuro, per metterla in dialetto. Sono sicuro. Bene, allora grazie veramente telespettatori di Telegarda, appassionati di dialetto, vi aspetto la prossima volta ricordando, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao a tutti!